Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale Rita Chef Channel. Oggi siamo insieme per una nuova video ricetta. Andremo a preparare una faraona insieme. Però prima di illustrarvi gli ingredienti e di parlare, di preparare proprio la video ricetta, devo far fede a un impegno preso. Quindi vedete vicino di me c'è il mio computer, il mio PC e devo leggervi una mail che ho ricevuto ieri sera. Ciao Rita, sono Francesca. È dal mese di settembre che ti invio una mail dopo ogni tuo video. Oggi è il caso che tu sappia qualcosa in più di me. Vivo a Monza, svolgo la professione di architetto, sono cresciuta in una grande casa con tate e cuochi, non mi sono mai avvicinata alla cucina fino al momento in cui, casualmente, ho trovato un tuo tutorial su YouTube. Dopo qualche video, ho trovato il coraggio di avvicinarmi ai fornelli. Tu avrai capito che io non ero in grado neanche di fare una tazza di tè. Non puoi immaginare lo stupore di mio marito e dei miei bambini quando ho messo in tavola le prime cose preparate con le mie stesse mani. Ora sai che cosa sta succedendo? Ogni sabato, con il mio gruppo di amiche, anch'esse professioniste come me, ci riuniamo nella mia grande cucina con il PC acceso. E prepariamo una tua ricetta per poi mangiarla la sera tutti insieme. Rita, sei diventata un valore aggiunto nella mia vita. Ragazzi, c'ho la pelle d'oca. Però ora rispondimi sinceramente, perché non parli mai di te sui tuoi video? E soprattutto, hai già pensato di scrivere un libro? Un forte abbraccio e rispondimi pubblicamente. Ci tengo. A presto, Francesca. Beh, questi sono i momenti in cui ti senti realizzata. Non c'è niente da dire. Io ho iniziato a fare video così, perché una sera parlando con mio marito della nostra attività, dopo aver finito il servizio del ristorante, non era la prima volta che i clienti ci chiedevano: ma come hai fatto questo piatto? Come hai fatto quell'altro piatto? Ma perché non me lo spieghi? Perché da lì è nata l'idea di mettere su, delle video ricette su questo canale. E devo dire che piano piano la cosa si sta allargando, sta crescendo. Ora, il mio scopo era questo, io ho già il mio lavoro, faccio questo lavoro da quando avevo 24 anni, ce l'ho il doppio, fate due conti. Ma voglio trasferire il mio amore per la cucina, l'ho detto più volte e non mi stancherò mai di dirlo, a voi che state dall'altra parte. E sapere che una Francesca, piuttosto che una Nicoletta, piuttosto che un'altra persona che non si è mai avvicinata alla cucina, si avvicina alla cucina e ci prova e ci riesce grazie a me, beh ragazzi, io mi sento realizzata. Credetemi, ho la pelle d'oca, sono contenta e sono emozionata. Francesca, per quanto riguarda, ti rispondo, vedi, adesso sarai felice. Per quanto riguarda parlare di me, non serve. Andremo avanti, tanto mi conosci strada facendo. E per quanto riguarda il libro, io sto scrivendo le mie ricette da tanto tempo, ma da tanti anni, sto facendo la raccolta di tutte le mie ricette. E una volta a settimana trovo un'ora di tempo per meditare un po' e per raccogliere i miei pensieri, le mie esperienze, la mia storia in cucina, la mia storia anche di donna, di mamma, di moglie e di chef, su un diario. Io credo che presto, quello che mi stai chiedendo diventerà realtà. Quindi, però non ho fretta, non ho fretta. Quindi, come non ho fretta io, non devi avere fretta tu. Arriverà tutto, passo dopo passo, se Dio vuole. Quindi, detto questo, Francesca, io ti ringrazio, ti abbraccio con tutto il cuore e spero che la tua mail serva di esempio a tante tante persone, semplicemente per avvicinarsi a quello che è un'arte, perché la cucina è un'arte, è una passione, è un amore. Basta chiacchiere e andiamo avanti. Un attimo che tolgo il mio PC. Allora, faraona. Ho mezza faraona preparata, l'ho già tagliata in parti, l'ho bruciata per bene per togliere eventuali pelurie e quindi è pronta per essere cucinata. Io la andrò a fare con rosmarino e limone. Quindi vediamo insieme gli ingredienti. Faraona, limone e rosmarino, olio, sale, pepe. Per quanto riguarda il limone abbiamo bisogno sia del succo, questo è il succo di due limoni, e sia della buccia. Per quanto riguarda il rosmarino, un bel rametto. Questo, sempre limone e rosmarino, mi servirà per la decorazione finale. Quindi,
Qui sul gas ho il brodo vegetale. Voi sapete che io ho sempre il brodo vegetale quando cucino, ok? Ora prendo la mia padella, è veloce, guardate, è veloce la ricetta. Metto abbondante olio extravergine d'oliva. Metto il mio rametto intero di rosmarino e metto la metà, perché la metà la metteremo dopo, la metà della mia scorzetta di limone. Perché questa andrà a conferire immediatamente all'olio tutto il suo profumo e quindi quando l'olio sarà caldo metteremo la faraona e andrà ad assorbire tutti i profumi. L'altra metà invece la lasceremo quasi alla fine del piatto in maniera che quando la incontreremo in bocca sarà ancora croccante e fragrante. Quindi mi porto olio, rosmarino e buccia di limone, scorza di limone sul gas, ok? E faccio dorare per 1 minuto, 1 minuto e mezzo. Ecco qui, vedete come sfrigola? Ora con la mia pinza, quella che vi ho raccomandato di comprare, prendiamo i pezzi di faraona e andiamoli a mettere sull'olio, ma dalla parte della pelle. Sentite? Perché? Perché la pelle in questo modo si abbrustolirà subito, creerà una crosticina. Così. Ecco, ora che faccio? Sale e pepe. Come potete vedere, in questa ricetta non c'è nessun tipo di altro aroma. Quindi non uso un pochino di pepe così, ma no, questo si macina in questo modo. Non uso assolutamente cipolla, non uso aglio, niente di tutto ciò. Perché il profumo, il sapore sovrastante dovrà essere limone e rosmarino, nulla di più. Ora faccio rosolare 5 minuti per parte la mia faraona, soltanto in questo olio. 5 minuti da un lato, 5 minuti dall'altro. Guardate, adesso vedete, io l'ho fatta rosolare prima della parte della pelle, vedete com'è croccante, poi l'ho girata, ok? E l'ho girata ancora. Adesso vado ad aggiungere limone. Faccio sfumare il succo del limone. Vedete come bolle? Guardate, il limone è sfumato, guardate il succo, è già diventato una salsina. Che facciamo? Aggiungiamo 3 o 4 mestoli di brodo vegetale. La faraona è una carne molto tenera, quindi non ha bisogno di un'ora di cottura. 30 minuti con il coperchio saranno sufficienti. Vado ad aggiungere questa quantità di brodo. Solo a questo punto aggiungo l'altra metà di scorzette di limone, perché vedete le altre si sono rosolate, mentre queste, adesso la carne non soffriggerà più, quindi rimarranno, diciamo, più fragranti. Tanto le altre hanno fatto il loro lavoro, hanno conferito alla carne il profumo che gli serviva. Quindi brodo, scorzette e vado a chiudere con un coperchio, in questo modo. Gli do 30 minuti di cottura, 30 minuti esatti di orologio a fiamma moderata. Ecco qui, 30 minuti esatti. Guardate che meraviglia. Tolgo il coperchio. Guardate che bella. Ecco, spengo e vado a preparare il mio piatto. Vado a disporre la faraona. Adesso io ne metto 2 pezzi, ma credetemi, è talmente tanto appetitosa. Così. E mettiamo la coscetta a contrasto. Aggiungiamo un pochino di salsina, senza esagerare, perché tanto questa faraona
Il succo e il profumo del limone l'avrà preso tutto. Delle scorzette a crudo così, una piccola decorazione a fianco e qualche chicco di pepe. Prima abbiamo messo il pepe semplicemente macinato, no? Ecco, mettiamone qualcuno così, appena appena. E il mio piatto è pronto. La mia splendida faraona al limone e rosmarino è pronta. Quindi non mi resta che augurarvi il buon appetito, sperando che la prepariate e che mettiate tanti like sotto il mio video. Ciao a tutti, un bacio grande, un abbraccio forte forte e vi do appuntamento alla prossima video ricetta.